Siamo all'interno della mostra Gribouillage Scarabocchio a Villa Medici a Roma. Davanti a noi l'immagine di quella che è anche la locandina di presentazione di questa esposizione singolare dedicata al disegno, un disegno senza disegno, un disegno che è multiforme e che lascia attraversare la tela da un flusso ininterrotto di energia e che ci racconta anche l'artista dietro le quinte. Di fronte a noi un'opera del 62 di Jorn, L'avant-garde ne se rend pas, cioè l'avanguardia non si arrende, dove viene per così dire scarabocchiato, scritto e vandalizzato nel senso positivo un vecchio dipinto, la figlietta alla corda sauté, la ragazzina con la corda per saltare, trovata in un mercato delle pulci. Questa mostra vuole evidenziare come il disegno dal Rinascimento in poi, il disegno non solo preparatorio, il disegno definitivo, quindi poi la stampa, ma anche il disegno come arte e attività a margine della vera e propria creazione artistica, diventi una costante e ci racconti anche qualcosa di più che non sia immediatamente visibile nelle opere. Fu in effetti Leonardo da Vinci a pensare a un'espressione che è quasi un ossimoro, cioè il componimento che è incompiuto, ed è effettivamente uno scarabocchio a margine delle tele che ci rende però partecipi di quella che è un'attività non sempre immediatamente visibile. Tra l'altro nel Rinascimento il disegno diventa centrale anche per la disponibilità immediata della carta, non solo, ma il recupero del mondo classico della proporzione, pensiamo al disegno, al libro dedicato a questo tema da Leon Battista Alberti, ci evidenzia come la mano segua l'immagine della proporzione del pensiero.